Mister Michele Ardito, dopo il 2-1 in rimonta della Freedom con il Genoa nella seconda di campionato, mister, partita difficile, complicata, spigolosa, male il primo quarto d'ora, poi nella gara è stata combattuta e la squadra è riuscita però a venire fuori. Questa è una vittoria veramente molto importante. Sapevamo che era difficilissima perché comunque il Genoa è un'ottima squadra, anche lei con un organico importante. Le ragazze sono state bravissime perché siamo andati sotto nei primi 3-4 minuti e non era facile quel punto, avevamo preparato una partita diversa. Chiaramente vai sotto, cambia, salta tutto, devi riorganizzarti, però visto che la squadra ha continuato a palleggiare, a giocare e a cercare il pareggio in tutti i modi. Proprio nel secondo tempo mi è andato in tranquillità, abbiamo sistemato tatticamente molte cose cercando la profondità. E in effetti la squadra è scesa al campo con un po' di diverse, abbiamo corretto alcune situazioni tattiche che ci mettevano in difficoltà soprattutto sul loro lato sinistro, ma una volta risolto quello credo che la squadra abbia meritato ampiamente la vittoria perché ha cercato in tutti i modi di vincere. Ecco mister, abbiamo visto nel secondo tempo una doppia riscossa sia da parte delle giocatrici che già erano in campo sia con il contributo molto importante della panchina. Questo mister lo può fare soltanto un gruppo senza dubbio equilibrato ma molto motivato, a prescindere da che un giocatore, una calciatrice sia titolare o riserva. Sì, una domanda che mi fa piacere ricevere perché io lo dico sempre alla mia squadra, ogni allenamento, che la panchina è la forza di ogni squadra, secondo me, perché avere delle alternative importanti che abbiamo noi in panchina vuol dire poter cambiare tatticamente, vuol dire poter cambiare le giocatrici che non sono le macchine e che gara dopo gara accusano performance e accusano stanchezza, quindi la panchina per me è un aspetto importante. Sì, non solo Giuliano che è andato a segno, ma penso anche a Diaz che comunque con un ripiegamento difensivo comunque ha causato poi insomma l'espulsione, no, dall'altra parte, quindi bel segnale, no? Bei segnali da tutte le parti del campo. Sì, avevamo chiesto proprio questo a Giulio, di dare profondità, di usare la sua grande corsa, le sue belle leve. È uscita Semanova che aveva speso tantissimo e abbiamo cercato questa profondità e saremo un attaccante più punta centrale rispetto a Semanova. Mister, con questa fanno 2-2 in campionato, 3 se contiamo anche la Coppa Italia, è decisamente un buon avvio, la stagione partita nel migliore dei modi. Sì, partita nel migliore dei modi, chiaramente ci da lavorare ogni settimana perché il campionato, come vedete dai risultati anche oggi, è competitivo e ogni settimana l'avversario è sempre più preparato e più forte. Quindi questa bassa, siamo 10 in questo momento, ma da martedì ci si rimette sotto perché abbiamo una trasferta difficilissima. Grazie mister. Grazie.